Caro mio, esiste una strategia di scalping sul Forex che sia semplice anche per chi non ha esperienza e soprattutto che funziona davvero? La risposta è sì. Te la presento quest'oggi in questo video, quindi lascia perdere tutto quello che avevi per la testa, concentrati facendo attenzione a tutto ciò che ti dirò, perché oggi con molta probabilità potrai diventare uno scalper profittevole senza aver acquistato un corso da migliaia di euro per diventarlo, ma grazie a questa semplice strategia che io ho chiamato Harsi. Io sono Giuseppe Ippolito, sono un trader, un analista, un formatore. Questo video fa parte della playlist Semplici strategie vincenti, che è una serie di video dedicate a strategie di trading facili da mettere in pratica, ma soprattutto efficaci. Rilascio una strategia al mese gratuitamente, poi se vorrai potrai vedere gli approfondimenti di queste strategie in dei video a parte, in dei video extra che trovi abbonandoti ai contenuti premium del mio canale. La strategia che rilascio pubblicamente, quella gratuita, è già pronta all'uso, mentre i video extra a pagamento troverai dei trucchi del mestiere per rendere più potenti queste stesse strategie. Questi video extra sono anch'essi rilasciati uno ogni mese, quindi se ti abboni li potrai vedere. Ovviamente non ti prenderò in giro, caro mio, non diventerai ricco con queste strategie, perché pur essendo profittevoli hanno comunque un rendimento, un rischio rendimento discreto, medio, quindi sono soggetti anche loro alla varianza negativa e ci sono anche periodi di drawdown, quindi non possono essere sfruttate con un risk management troppo aggressivo, motivo per cui già necessitano di una quantità importante, una quantità notevole e costante di operazioni per fare profitto. Diciamo che devi settare un basso rischio e fare un numero notevole di operazioni. Cosa opposta invece, quello che è il metodo che io insegno ai miei allievi, il metodo trading oggettivo, che essendo più solido, avendo un ottimo rischio rendimento e soprattutto un maggiore win rate, cosa fa? Ti permette di guadagnare anche facendo poche operazioni, guadagnare molto di più anche con poche operazioni. Perché? Perché è basato sulla logica di prese di liquidità fatte dagli istituzionali, metodo al quale ho integrato il calcolatore di trading oggettivo, che è un tool disponibile per tutti i miei studenti, che permette di sapere se il trade, se l'operazione che stanno facendo, diciamo, è buona oppure no. In questo modo, in maniera automatica, ti dirà la qualità di quella che è l'operazione. Quindi quello che trovi nel mio percorso è sicuramente un mondo completamente diverso da quello che vedremo quest'oggi. Se vuoi scoprire di più sul trading oggettivo, puoi cliccare su questo link che trovi in descrizione. Potrai fare il mini corso di 3 lezioni gratuite che ho preparato, in cui parlo delle manipolazioni di mercato, ti permette, diciamo, di capire queste manipolazioni e sfruttarle a tuo vantaggio. Alla fine di questo video cosa faremo? Come sempre andremo a vedere il mio conto reale degli ultimi 10 giorni con tutte le operazioni che invio in anticipo come segnali ai miei allievi. Li vedremo nella mia MetaTrader. Se ti piacciono video come questi, devi fare soltanto una cosa: permettermi di continuare a farli mettendo un like in questo video, iscriviti al canale e abilita le notifiche per essere avvisato ogni qualvolta faccio un nuovo video. Fallo subito durante la sigla. Caro mio, come anticipato, questa strategia si chiama Harsi e prende il nome appunto dall'indicatore che useremo per metterla in pratica. Harsi è l'acronimo di Eikenashi RSI, quindi HA sta per Eikenashi, RSI sta per Relative Strain Index. L'ho italianizzato per una questione di facilità, quelli più internazionali di voi sicuramente mi odieranno per questo. E quindi, diciamo, è la combinazione di due indicatori messi insieme, che molti di voi sicuramente conosceranno, che è disponibile su TradingView in maniera totalmente gratuita. Ciò che ti dirò oggi saranno le 4 regole di base, cioè le 4 condizioni che tu devi andare a trovare nell'indicatore. Tutte e 4 condizioni che devono essere indispensabili, che sono necessarie per fare l'entrata a mercato. Potrai usarla su qualsiasi asset del Forex, ma volendo anche su materie prime e indici, su azioni non l'ho mai provata, ovviamente sui time frame piccoli, quindi da 30 secondi, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, quindi è già pronta all'uso. Se poi vorrai vedere il video extra nei contenuti premium, scoprirai quali sono invece le informazioni che mi è costato tanto, diciamo, da scoprire, tempo e sacrificio. Quindi, prima di tutto, come posizionare lo stop loss e il take profit. 2. Qual è il time frame più performante che ho testato sia in backtest che in forward test. 3. Qual è l'asset più performante, anch'esso
testato sia in backtest che in forward test. 4, scoprirai la possibilità di utilizzare due condizioni aggiuntive che migliorano il win rate di questa strategia. 5, come utilizzare questa strategia contemporaneamente su più grafici e farsi avvisare dalla possibilità di delle notifiche, quindi o degli allarmi. 6, valutare come lo spread del broker possa diventare un ostacolo invece alla nostra profittabilità, come evitare che diventi un ostacolo. Ti dirò anche qual è il broker più adatto per fare scalping. Tutto questo nel video extra se vorrai abbonarti ai contenuti premium. Adesso andiamo direttamente nella condivisione schermo, andiamo a vedere alcuni esempi, andiamo a vedere queste 4 condizioni indispensabili. Siamo sulla piattaforma TradingView, puoi vedere nella parte alta dello schermo c'è il grafico del prezzo, nella parte bassa puoi trovare l'indicatore ARSI che puoi andare a inserire cliccando qui sul tasto indicatori, vai a digitare HRSI, come puoi notare è quello dove ho messo la stellina, quindi J. Rogers 3881 down low ad. Quali sono adesso le 4 regole che dobbiamo andare a seguire, le 4 condizioni indispensabili? La prima è che l'Ekenashi deve avere una chiusura di candela all'interno o della fascia verde o della fascia rossa. In questo caso, come puoi notare, l'Ekenashi è andato a chiudere con queste candele all'interno della fascia rossa. Basta che anche solo una candela chiuda all'interno di questa fascia rossa che si verifica la prima condizione per fare un trade, ricordiamoci, in direzione short, perché è una tecnica di scalping contro trend. Anche in questo caso, come puoi notare, abbiamo avuto una candela che qua ha chiuso nella zona verde e in questo caso c'è la prima condizione per poter fare un trade in direzione long. La seconda condizione è che l'RSI deve essere uguale o superiore a 80 per fare un trade sell, quindi in direzione bassa, oppure uguale o inferiore a 20 per fare un trade long, quindi in direzione verso l'alto. In questo esempio specifico, come puoi notare, proprio in questo punto già l'RSI è uscito al di là dell'80, mentre in questo esempio qua non è uscito sotto l'80, perché l'80 è proprio al di sotto di questa zona verde, quindi andiamola a centrare leggermente. Quindi in questa situazione qua abbiamo già due condizioni valide, mentre nella precedente non avremmo potuto aprire il trade. Terza condizione è il cambio di colore dell'Ekenashi. In questo caso dobbiamo aspettare una candela che cambia di colore, candela che noi troviamo qui. Puoi notare che questa candela, che prima erano tutte verdi, adesso è diventata rossa, quindi questa candela ci dà la terza condizione. L'ultima condizione è che anche l'RSI deve cambiare di tendenza, cioè dobbiamo vedere che nel caso pratico nostro, che prima stava salendo, ad un tratto deve vedere una diminuzione. Quindi questa candela che andiamo ad identificare qui ha cambiato di colore, l'RSI è in diminuzione, ha avuto un cambio, pertanto proprio in questa candela noi potevamo fare l'entrata. Andiamo a mettere direttamente la posizione così come andava inserita, quindi mettiamo una posizione short dove alla chiusura di questa candela, mettendo lo stop loss poco sopra il massimo, la misura dello stop non si va a mettere esattamente attaccato al massimo precedente ma un po' sopra, la misura poi la indico direttamente nel video extra, e il take profit verso il basso. Ricordiamoci che si tratta di una strategia scalping, quindi il nostro obiettivo è non cavalcare movimenti importanti ma portare anche pochi pip a casa e fare tante ma tante operazioni. Quali sono le altre condizioni che dobbiamo seguire? La prima, che dobbiamo entrare solo alla chiusura della candela, quindi non dobbiamo entrare solo quando le condizioni sembrano che si stiano verificando, ancora la candela non si è chiusa, perché quelle condizioni possono cambiare. L'RSI può sembrare essere cambiato di direzione, ma allo stesso tempo se la candela non è chiusa potrebbe risalire, ok? Quindi la seconda invece è lo stop loss oltre l'ultimo massimo, l'ultimo minimo, la distanza precisa sarà indicata nel video extra, e in caso di stop, quindi se invece veniamo stoppati, quindi il prezzo va contro la nostra previsione, si potrà riprovare il trade se c'è la fuoriuscita e poi la rientrata nella zona verde o rossa. Adesso andiamo a vedere qualche esempio specifico. Quindi in questo caso il trade sarebbe andato bene, andiamo alla ricerca invece di qualche operazione che magari è andata male e ci ha dato l'opportunità di rientrare. In questo caso per esempio abbiamo un'altra opportunità interessante, perché le candele verdi chiudono nella zona rossa, l'RSI
RSI è oltre all'80. Nel cambio di colore abbiamo questa candela che cambia di colore e l'RSI che, come vedi, sta anch'esso iniziando a decrescere. Se noi entriamo in questa candela, poi sarebbe andata verso il basso, anche se probabilmente, se avessimo messo lo stop troppo stretto qua, ci avrebbe beccato con questa piccola presa di liquidità. Anche qui, per esempio, anche qui abbiamo un'altra opportunità, che è questa. Puoi notare che la candela verde chiude nella zona rossa, abbiamo l'RSI che è uguale o superiore, in questo caso di poco superiore all'80, abbiamo il cambio di momentum, il cambio di colore della candela e allo stesso tempo l'RSI che diminuisce. In questo caso si poteva entrare in questa candela, ma ci avrebbe portato in stop loss. Poco dopo il prezzo sarebbe ritornato dentro la zona rossa, l'RSI sarebbe ritornato sopra la zona dell'80 e in questa candela si sarebbe potuti entrare. Anche in questo caso abbiamo uno stop loss. Quindi ricordiamoci che questa strategia, come tutte le strategie, non per forza devono avere tutti i trade vincenti, anzi non ci saranno tutti i trade vincenti. L'unica cosa più importante è avere la statistica dalla propria parte, cioè sapere comunque che abbiamo un rischio rendimento positivo, quindi vinciamo più di quanto mettiamo a rischio, e magari anche il nostro win rate, quindi il numero delle operazioni vincenti, è maggiore di quelle perdente. Andiamo a vedere qualche altro esempio. In questo caso, per esempio, il trade sarebbe stato vincente, perché, come puoi notare, qui in questo caso abbiamo la candela verde che chiude nel rosso, la candela che cambia colore, la successiva, la rossa, ma nella rossa abbiamo questo, sì, abbiamo già anche qui in questo caso abbiamo un cambio di momentum. Vedete che, vedi che l'RSI è leggermente in discesa, quindi in questo caso, anche se di poco, le condizioni ci sono tutte e quattro. La candela in questione dove entrare effettivamente sarebbe stata questa, quindi l'entrata alla chiusura di questa candela che ci avrebbe portato, diciamo, in profitto. Andiamo a vedere qualche altro esempio. Per esempio qui vediamo che l'Ekenashi va oltre la zona verde, in questo caso la supera proprio di tanto, anche l'RSI è sotto il 20. Qual è il cambio di momentum? Nell'Ekenashi abbiamo questa candela e quindi anche qui abbiamo l'RSI che cambia di direzione, quindi in questa candela verde andiamo long per la salita e, come puoi notare, saremmo andati in profitto perché ha continuato a salire. Un altro esempio, quello precedente, diciamo che in questo caso la candela non chiude nella zona verde per un soffio, comunque se avessimo fatto il trade sarebbe andato bene, perché come vedi qua supera comunque l'80, nella candela successiva, nella rossa, c'è anche la diminuzione dell'RSI e quindi qui si sarebbe potuti entrare in questa candela rossa per la discesa, ci avrebbe portato anche in questo caso in profitto. Andiamo a guardare un ultimo esempio. Un ultimo esempio potrebbe essere questo, perché come noti qua la candela anche di un soffio chiude nel rosso e l'RSI è oltre l'80, abbiamo qua il cambio di momentum dell'RSI che corrisponde al cambio di colore della candela, quindi proprio qui in questa candela rossa dovevamo andare short, sarebbe stato un trade vincente, perché come vedi poi alla fine, mettendo qui l'operazione, quindi lo stop sopra il massimo e il take profit un po' più distante, comunque avremmo preso il nostro take profit. Caro mio, come puoi notare, il riconoscimento è molto semplice da mettere in pratica, ma attenzione allo spread, perché può fare brutti scherzi. Trattandosi di operazioni in cui si mettono a rischio pochi pip, avere un broker che ci applica uno spread che sia troppo largo sarebbe come diciamo remare controcorrente. Tutto il nostro potenziale profitto si andrebbe ad azzerare, a guadagnare sarebbe soltanto il broker. E adesso andiamo in condivisione schermo, andiamo a vedere le mie operazioni, le operazioni di questi ultimi 10 giorni. E questa è la mia MetaTrader, il mio conto reale, con tutte le operazioni che adesso vedremo. Sono le stesse operazioni che ho inviato ai miei allievi. Siamo a mercato live, lo si vede qui dal prezzo che va cambiando. Seleziono anche qui la scritta live per mostrare che si tratta di un conto reale, e come sempre nascondo la scritta del broker per evitare di far pensare che ci sia un conflitto di interessi. Nascondo anche qui i miei capitali per un discorso di privacy, e su posizioni, come puoi vedere, non c'è nessuna operazione al momento in corso. Andiamo su
storico operazioni e andiamo a vedere il report di questi ultimi 10 giorni. L'ultimo video che ho fatto su YouTube rivendeva tutto il mese di maggio, oggi è il 10 di giugno, quindi andiamo a fare dall'1 il report, quindi tasto destro del mouse, periodo personalizzato, proprio dall'1 giugno fino al 10 giugno, e questo il risultato. Come puoi vedere, ci sono 5.975 euro di profitto, quindi un profitto eccezionale che oltretutto supera di gran lunga il profitto del mese scorso, in cui si erano fatte molte più operazioni, quindi periodo di varianza positiva fatto con 3 operazioni. Come dicevo prima, col nostro metodo di trading oggettivo basta fare poche operazioni perché abbiamo un ottimo win rate, quindi possiamo anche spingere sulla size. Per quest'oggi è tutto, mi ha fatto piacere se sei arrivato fino a questo punto del video. La mia raccomandazione è sempre la stessa, quella di fare trading con la testa. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao.